Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati sulla serie dei navigatori con l'episodio 4 dove parleremo di Giovanni Caboto. Cominciamo! Giovanni Caboto è stato un navigatore esploratore italiano della Repubblica di Venezia al servizio di spagnoli e inglesi, noto per aver continuato le opere di Cristoforo Colombo e inaugurato una serie di grandi viaggi di scoperte verso il nord-ovest, in particolare il viaggio commissionato dal re Enrico VII d'Inghilterra, in cui il 24 giugno del 1497 scoprì le coste del Nord America. Sulle origini di Caboto sono state formulate diverse ipotesi, alcune delle quali non suffragate da dati storici concreti. Figlio di Giulio o di Egidio, è accertato che il 28 marzo del 1476 ricevette la cittadinanza veneziana per aver residuto per 15 anni. L'ambasciatore spagnolo in Inghilterra, Pedro d'Ayula, in un rapporto del 1498 lo definisce genovese come Colombo, altri parlano invece di Castiglione, Chiavarese o di Savona, visto che in queste città esistevano delle famiglie con un cognome quasi identico a quello del futuro scopritore del Canada. Un'ulteriore ipotesi riporta solo in un annuncio del 1786 parla di Chioggia. Altri suggeriscono infine che sia nato a Gaeta, circa nel 1445, dove in un documento del 1443 viene citato il suo nome. Caboto sposò Mattea, da cui ebbe tre figli, Ludovico, Sebastiano e Santo. I figli lo seguirono in numerosi viaggi in Oriente, acquisendo ottime abilità nelle arti della navigazione. Durante il periodo vissuto a Venezia, Caboto svolse l'attività di mercante ed ebbe modo di viaggiare nel Mediterraneo orientale, sulle fiorenti rotte commerciali della Senerissima, venendo in contatto con i traffici di spezie provenienti dall'estremo oriente. La Repubblica di Venezia non era interessata all'esplorazione di rotte commerciali oceaniche, preferendo dedicarsi ai traffici nel Mar Mediterraneo e lungo le rotte nord-europee, cosa che spinse Caboto a trasferirsi a Valencia, dove dirisse i lavori di ampliamento del porto voluti dal re Ferdinando II d'Aragona. Giovanni Caboto, da sempre desideroso di trovare una via più breve per l'Asia per aprire una nuova rotta per il commercio delle spezie, intuì che l'estremo oriente poteva essere raggiunto più velocemente di quanto avesse fatto Colombo, seguendo una rotta più settentrionale. Nel 1496 Caboto era in Inghilterra e riuscì a convincere il re inglese Enrico VII a sostenere il suo progetto di raggiungere l'Asia. Il re inglese si affrettò a concedere le autorizzazioni a Caboto, concedendogli delle lettere patenti del 5 marzo del 1496. La famosa spedizione di Caboto ebbe luogo nel 1497 nel porto di Bristol con 5 navi armate a spese di Giovanni. Tuttavia, per ragioni non chiare, il 20 maggio salpò soltanto una di esse, la Methven, navio da 50 tonnellate con un equipaggio di 18 uomini. Si imbarcò anche il figlio Sebastiano. La spedizione toccò terra il 24 giugno 1497, il giorno di San Giovanni. L'esatto luogo dell'approdo è incerto. Alcuni storici suggeriscono Capo Bonavista sull'isola di Terranova, mentre altri dicono Capo Bretone in Nuova Scozia. Nell'illusione di aver toccato l'estremità nord-orientale dell'Asia, Caboto prese possesso della terra su cui era sbarcato in nome di Enrico VII. Secondo alcune fonti, Caboto piantò la bandiera inglese e pontificia, mentre le altre, quella inglese e veneziana. Non vi sono testimonianze di contatti con i nativi, sebbene in più fonti si faccia riferimento al ritrovamento di tracce di presenza umana. Nella lettera di John Day è menzionato il ritrovamento di un falcolare e di un palo di legno lavorato, nonché l'avvistamento di due sagome correre, sebbene non sia chiaro se fossero uomini o animali. Il 6 agosto, dopo un'assenza di 3 mesi, la Methven fece ritorno a Bristol
e la notizia delle nuove scoperte venne accolta in Inghilterra con grande felicità. Enrico VII concesse a Giovanni un premio di 10 sterline. L'anno successivo il re inglese autorizzò Caboto a organizzare una nuova spedizione con 5 navi e almeno 200 uomini, allo scopo di colonizzare le terre appena scoperte e proseguire la ricerca di altre terre, nella speranza di poter raggiungere il favoloso Cipangu, l'odierno Giappone. Non è certo cosa accadde alla spedizione, né se Giovanni Caboto ne ritornò vivo. Esistono diverse ipotesi sulla sorte di Caboto e della sua spedizione del 1498. L'ambasciatore spagnolo in Inghilterra scrive in una lettera indirizzata ai sovrani di Spagna che la flotta di Caboto possedeva viveri per un anno e che una delle 5 navi fu costretta a fermarsi in Irlanda a causa di una tempesta, mentre le altre proseguirono. Alcuni storici hanno ipotizzato che la flotta naufragò nella tempesta e la nave sbarcata in Irlanda sia l'unica sopravvissuta. Un'altra teoria sostiene che dopo aver raggiunto le coste del Labrador, gli iceberg lo avrebbero costretto a piegare verso sud, addirittura fino a Capo Hatteras. Da qui in poi, Caboto avrebbe fatto ritorno in Inghilterra nell'autunno dello stesso anno e dove probabilmente trovò la morte durante il viaggio. Altre ipotesi dicono che proseguendo l'ipotetico varco a nord verso il Giappone, Caboto avrebbe raggiunto la Groenlandia, dove l'equipaggio si sarebbe ammutinato per il freddo insopportabile, costringendolo a piegare sud con esiti incerti. Nonostante il misterioso epilogo della spedizione del 1498, le scoperte di Giovanni Caboto posero le basi della futura colonizzazione inglese nell'America del Nord. Inoltre, le esplorazioni di Caboto assicurarono ai geografi europei le prime indicazioni scientifiche circa la vastità del continente americano e stimolarono la ricerca di un passaggio a nord-ovest verso l'estremo oriente. Ebbene, questo video finisce qui, ma io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. E se vi siete persi gli episodi precedenti dove parlo di Bartolomeo Diaz, Enrico il Navigatore e Amerigo Vespucci, link in descrizione. Seguite su Facebook e su Instagram, mettete like al video e iscrivetevi al canale. E noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.